Allora, non c'è bisogno di presentazioni. Maurizio Gherardini anche quest'anno tiene a battesimo la nuova stagione della pallacanestro Forlì. Che ambiente trova quando viene qua all'Unieuro Arena? Ma direi le emozioni sono diverse. Innanzitutto c'è il piacere di essere qui, perché venire a respirare basket a casa propria è sempre una bellissima sensazione. E farlo poi in compagnia di amici è ancora meglio. Direi che fa piacere vedere la squadra della propria città continuare a crescere, e questa è la sensazione che ho avuto in questi anni nei quali sono stato presente al primo giorno di lavoro. Ormai sono a livello di quarto, a livello di madrina, no? Quindi ormai la superstizione si mischia con tutto il resto, però no, scherzi a parte, la sensazione è un club che sta nei limiti delle proprie possibilità, sta crescendo, continua a crescere, la struttura migliora, direi tutto, sono tutti segnali positivi. L'importante è poi saperli apprezzare da una parte, quindi soprattutto l'ambiente, i tifosi, i media, tutto quello che sta attorno, e dall'altra anche saper vivere con le giuste aspettative quello che sarà comunque una stagione molto bella, molto eccitante, ma molto difficile. Quindi se credo una squadra come questa riesce a gestire nella maniera giusta le aspettative, quindi a non crearsi troppe pressioni sbagliate, è una squadra che può sicuramente divertire il pubblico, può sicuramente fare un altro passo in avanti. Ripeto, è un processo e bisogna avere la saggezza, oltre che le possibilità, di poter fare i giusti passi anno dopo anno. E Forlì in questi 4 anni sicuramente sta dimostrando questo. Ho voglia di entrare un pochino nel dettaglio. C'è qualche giocatore della squadra di quest'anno che la incuriosisce? Ma direi che non sono tanto, come si può dire, aggiornato su certi giocatori, però sicuramente sono incuriosito da quello che alcuni potrebbero fare. Per esempio, nella costruzione di questa squadra qui sono molto curioso di vedere come potranno inserirsi, dico, i Marini piuttosto che Ionzelli. Credo che questi sono... gli americani li conosco, nel senso so quello che possono dare. Giacchetti, abbiamo iniziato assieme, no, per dire... Giacchetti è un valore certo, quindi non, direi che i giocatori chiave sono appunto, secondo me, Donzelli, Marini, come loro entreranno negli equilibri di questo gruppo qui. Io non ho mai troppo spesso la possibilità di vedere molto basket per questioni, chiamiamo, più geografiche che altro. Però studio sempre tabellini e numeri, e allora vedendo quello che questi ragazzi hanno fatto in passato, sono curioso di vedere cosa riusciranno a fare qui a Forlì, ma credo che possono risultare alla fine due pedine chiave per la qualità della stagione di Forlì. Grazie ancora una volta per la disponibilità. Prego. Sentenza.